Camminano tra noi da prima che la storia fosse scritta. Ci hanno osservato, condiviso i nostri fuochi e si sono uniti alle nostre comunità. Abbiamo condiviso famiglie con loro, combattuto contro i tiranni al loro fianco e per qualche tempo li abbiamo serviti. Abbiamo stretto legami di amicizia tanto nel mondo reale quanto negli spazi virtuali e più volte di quante possiamo contare abbiamo dato loro la caccia, li abbiamo fatti a pezzi, abbandonando i loro corpi spezzati, devastati sulle rocce di una scogliera o abbandonati nei vicoli del centro cittadino. Sono come noi, eppure così diversi. Siamo ciò che gli umani chiamano lupi mannari. Noi siamo Garù. Ebbene, eccoci alla resa dei conti. Immagino che se siete giunti sino a qui, dovete essere ormai incapaci di trattenere la furiosa voglia di conoscere cosa vi aspetta all'interno della nuova edizione di Werewolf the Apocalypse, che presto muterà forma grazie al lavoro di Need Games in una versione tutta italiana. Volete qualche anticipazione, dico bene? Beh, se la nostra analisi delle anteprime fornite dalla cara White Wolf non vi sono bastate e volete sapere una volta per tutte quali differenze distinguono questa reincarnazione del gioco dalle sue precedenti versioni, siete nel posto giusto! Ma dovrete tenere conto che la nostra analisi esaminerà la versione originale in lingua inglese e per tale ragione le nostre traduzioni, quando presenti, potrebbero differire da quelle dell'edizione italiana di prossima uscita. Se non avete mai giocato alle precedenti edizioni di Werewolf the Apocalypse, ma siete comunque più curiosi di un ghoul in un cimitero, vi consigliamo di gettare il vostro marcio occhio sulla nostra recensione dell'anteprima del gioco. L'introduzione dovrebbe bastare per darvi un'idea generale prima di tornare qui e vedere cosa si nasconde sotto la pelliccia di questo amatissimo titolo. Ora che tutto è chiaro, direi che è giunto il momento di attraversare lo specchio e svelare finalmente i segreti di Werewolf the Apocalypse. Come già anticipato nel corso del nostro precedente approfondimento, anche la quinta edizione di Werewolf the Apocalypse giunge sui nostri tavoli da gioco più come una reinterpretazione del titolo originale del 1991 che come una diretta prosecuzione di quanto narrato nei molti supplementi pubblicati negli anni. Dunque, che cosa è cambiato? Anzitutto, la razza, o breed, dei licantropi o Garù, che saremo chiamati ad interpretare, non sarà più un elemento così fondamentale della creazione del nostro personaggio. Quasi tutti i Garù nascono come esseri umani e solo una piccolissima minoranza, composta da lupi, sembra attraversare la prima muta per trasformarsi in un vero e proprio licantropo. I Metis, nati direttamente nella forma ibrida uomo-lupo come risultato dell'unione di due Garù, vengono del tutto eliminati dall'ambientazione, così come il tabù legato alla loro nascita. Nessuna voce della litania, l'insieme delle tradizioni sacre per i licantropi, vieta ora l'unione tra due Garù, dato che essa non genererebbe nulla di diverso da un normale individuo della propria specie. Per subire la prima muta non è più necessario discendere da altri Garù, sebbene molti licantropi continuino ad ipotizzare la presenza di una certa influenza da parte di questi legami di sangue nel determinare se un individuo subirà o meno la propria prima muta. Tale idea ha portato diversi membri della specie a organizzare delle vere e proprie cacce fittizie con lo scopo di portare questi parenti, o kin, in uno stato emotivo così alterato da sbloccare il loro potenziale e dare inizio alla loro trasformazione. Attività che ovviamente non ha fatto altro che contribuire alla leggenda, secondo cui gli individui morsi da un lupo mannaro siano destinati a trasformarsi a loro volta.
Nonostante ciò, non sembra esistere alcuna prova che i Kin abbiano maggiori possibilità di trasformarsi rispetto al resto degli umani e dei lupi, dato che la principale causa della trasformazione sembra nascondersi nell'animo stesso dell'individuo più che nella sua discendenza. Coloro che sono scelti da Gaia, ammesso che la Madre Terra possa considerarsi spiritualmente viva, sentono un'incredibile rabbia nascere dentro di loro, come una naturale risposta alla corruzione e al progressivo decadimento del mondo che li circonda. E sarà proprio quel sentimento, nelle giuste circostanze, ad alimentare la furia necessaria a completare la loro trasformazione in nuovi Garou. Liberi dalla necessità di una chiara posizione in qualche antico albero genealogico, anche la scelta della tribù del nostro Garou diventerà una questione più spirituale che etnica. Sarà infatti lo spirito guida della tribù a scegliere o accettare un Garou in base alle inclinazioni del suo animo e ai desideri che nasconde nel suo cuore, guidandolo all'interno di uno specifico gruppo di licantropi. Sebbene molte delle tribù conservino i nomi e le connotazioni del gioco originale, nessuna di esse ha mantenuto in sé espliciti riferimenti ad una particolare etnia o popolazione umana, spostando il focus sull'ideologia della tribù piuttosto che sulla sua identità culturale. Partendo con ordine, ritroviamo le Black Furies, ora non più una tribù di Amazzoni esclusivamente femminile, ma piuttosto un gruppo di Garou con uno spiccato senso di giustizia, pronta ad infuriarsi per combattere ogni genere di abuso perpetrato ai danni dei meno fortunati, talvolta con rischio di scivolare in una spirale di sanguinose vendette. I Bone Gnawers, specialisti dell'infiltrazione che proliferano nella controcultura e negli strati meno agiati della società, esperti di sopravvivenza e maestri di adattabilità con un certo spirito comunitario. Nulla di troppo diverso a ciò a cui ci avevano abituato nelle precedenti edizioni, se vogliamo escludere il fatto che ora non sembrano dover necessariamente appartenere alla categoria dei senza tetto. I Children of Gaia, concentrati sull'investigazione dei segreti nascosti nel mondo degli spiriti conosciuto come Umbra, desiderosi di comprendere la risposta alle più importanti domande in modo da poter curare le ferite di chi li circonda e forse persino del mondo stesso. Una felice reinterpretazione della più morale ed aperta tribù conosciuta nel corso delle precedenti edizioni. Anche se non ricorderete dei Gale Stalkers, questa tribù di cacciatori potrebbe riuscire a conquistarvi grazie alla propria totale dedizione al proprio singolare compito, vale a dire ovviamente la caccia. Non importa se sarà necessario inseguire l'obiettivo attraverso il mondo degli spiriti o attraverso l'immenso reticolo cittadino. Per un Gale Stalker, la cattura della preda non è la semplice espressione dei propri istinti da predatore, ma una vera e propria ragione di vita. Il loro spirito è il vento del nord, che non può fare a meno di riportarci alla mente la vecchia tribù dei Wendigo. Il Ghost Council sostituirà la tribù Uktina con un insaziabile desiderio di conoscenza e segreti, raccogliendo ogni opzione e prospettiva disponibile, persino quando ormai dimenticata o proibita. Qualcuno direbbe che per questi mistici troppo curiosi il fine giustifichi i mezzi, ma come si può trarre un giudizio prima di aver rivelato la natura di ogni mistero? Felici di indagare le tradizioni di ogni popolo e di esplorare ogni remoto sito mistico legato al mondo degli spiriti, non si può dire che questa tribù non prenda il proprio compito con una certa dedizione, anche se spogliata delle antiche origini amerinde. Molti dei vecchi giocatori ricorderanno certamente i Glasswalker, Garou urbani pronti a farsi strada nella nuova giungla tecnologica, interagendo con spiriti digitali, realizzando progetti all'avanguardia e sempre pronti ad accumulare una certa dose di influenza e di armi moderne con cui combattere le proprie battaglie. Il vecchio totem di Blatta è stato ora sostituito con un più grazioso ragno, che tuttavia vieterà ad ogni membro di oltraggiare la sua progenie spirituale attraverso la distruzione di complessi dispositivi tecnologici. Meglio tenerlo a mente la prossima volta che il vostro branco finirà per sentire un'esplosione alle proprie spalle. Gli Heart Wardens, il cui simbolo tribale riporta la nostra memoria alla vecchia tribù dei Fianna, sembrano ricoprire il ruolo di custodi e curatori dei domini dei Garou. Le loro canzoni preservano la forza dei grandi Cairn e risvegliano l'essenza dei luoghi ancora cari a Gaia affinché possano crescere nuovamente, protetti contro future contaminazioni.
una tribù territoriale estremamente legata alle tradizioni di ospitalità, piuttosto diversa dalla vecchia tribù di antichi eroi celti, custodi delle tradizioni a cui eravamo stati abituati. Non potevano mancare all'appello i Red Talons, ora non più composti unicamente da Garou nati in forma di lupo, quanto piuttosto da ogni licantropo abbastanza arrabbiato o ferito da credere che il genere umano sia il vero problema alla base della corruzione del mondo. Certo, non tutti i membri di questa tribù sono necessariamente pronti a ristabilire l'Impergium, con la quale i primi Garou controllavano la popolazione umana, riducendone il numero. Ma questo non significa che le attività umane e la civilizzazione non vadano contenute, anche con la forza, quando necessario. Chi ricorda gli Shadow Lord non li troverà molto cambiati dal suo ultimo incontro con loro. Questi Garou credono nel diritto dei forti sui deboli, e che coloro che non hanno la forza di guadagnare il comando dovrebbero accettare il proprio ruolo sotto la guida di un leader più capace di tenerli in riga, pronto a rispondere senza esitazione a qualunque sottoposto tanto impertinente da sfidare la sua autorità. Del resto, c'è bisogno di una mente calcolatrice e spietata per vincere la guerra contro il più malvagio dei nemici, e gli Shadow Lord credono di avere tutte le carte in regola per guadagnarsi il proprio posto nella prossima guerra, in cima alla catena di comando. Anche i Silent Striders giungono non troppo cambiati all'interno di questa nuova edizione, mostrandosi come una tribù di viaggiatori, messaggeri ed esploratori perseguitati da spiriti malevoli apparentemente legati ad un'antica maledizione che sembra ormai affliggere l'intero gruppo. Se dovessero essere la causa o i semplici testimoni di una morte, questi nomadi saranno costretti a celebrare un rito commemorativo per sfuggire all'ira degli spiriti trapassati. Tuttavia, sembrano ancora la tribù più adatta, se dovesse servirvi a prendere la strada più sicura per svolgere un lungo viaggio attraverso il territorio nemico. Ultimi, ma non certo per importanza, non possiamo certo dimenticarci dei Silver Fang, dato che loro non ce lo avrebbero mai perdonato. Una stirpe di eroi che ha dato i natali ai più grandi leader della nazione Garou, chiamata a fare i conti con il tempo di massima difficoltà della propria razza. Metteranno da parte la propria superbia o abbracceranno l'eredità e le responsabilità della propria tribù, cercando di dimostrarsi all'altezza dei propri predecessori per guidare i propri compagni verso una salvezza apparentemente così difficile da conquistare? Non possiamo astenerci di menzionare il destino delle tribù assenti da questo elenco, come il culto di Fenris, chiamato a sostituire la vecchia tribù dei Geton Ferris. Con l'arrivo dell'Apocalisse, questo gruppo di licantropi scelse di lanciarsi nell'ultima battaglia senza alcun riguardo per la propria incolumità, o forse per lo stesso destino della razza Garou. Quando il resto delle tribù considerarono i loro progetti folli e suicidi, il culto di Fenris accusò l'intera nazione Garou di tradimento, definendoli poco più che codardi contaminati dal Virm. Oggi molti licantropi ipotizzano che l'intero culto di Fenris, o ciò che ne rimane, potrebbe aver ceduto alla propria furia al punto da essere stata corrotta dal Virm. Altri temono che il gruppo sia semplicemente diventato vittima dell'Aglosk, uno stato mentale di totale fanatismo e mancanza di pietà. Quel che è certo è che il culto di Fenris vede ormai la corruzione del Virm in ogni cosa, proseguendo la sua guerriglia contro il grande nemico o contro chiunque si metta tra loro ed il loro obiettivo, persino se si tratta di altri Garou. Gli Stargazers, al contrario, sembrano aver raggiunto una diversa consapevolezza prima dell'Apocalisse, scegliendo di abbandonare la nazione Garou per dedicarsi alla persecuzione dei propri personali e misteriosi obiettivi per la salvezza di Gaia. Sebbene i membri della tribù non siano apertamente ostili verso il resto dei Garou, non pochi considerano questo gruppo egoista ed indegno di fiducia, non riuscendo del resto a fare completamente luce sulle ragioni del loro allontanamento o sul reale scopo delle loro attuali azioni. Passando a parlare dell'ambientazione, ci sono poche importanti precisazioni da fare. Prima tra tutte, il gioco non si incentra più sull'ultima resistenza necessaria ad impedire l'arrivo dell'Apocalisse, perché l'Apocalisse è già iniziata. Come accennato in precedenza, non ci troveremo in uno scenario post-apocalittico alla Mad Max, quanto piuttosto in un mondo di tenebra dove i Garou sono stati ormai decimati da una guerra impari, in cui il mondo degli spiriti è un luogo ostile e pericoloso in cui avventurarsi,
dove la maggior parte dei loro antichi centri di potere, i Caern, sono stati conquistati dal nemico. La nazione Garù è caduta ed in generale i pochi superstiti sono costretti a riorganizzarsi in piccole comunità, coordinando le proprie forze ed interrogandosi sul proprio ruolo nella nuova battaglia. Alcuni Garù arrivano a dubitare che lo spirito di Gaia sia ancora vivo, altri hanno iniziato a venerare la Luna quale nuovo spirito degno di guidare la razza di mutaforma verso il proprio destino. C'è chi pensa che la guerra sia ormai perduta, altri che sia alle sue ultime fasi e che Gaia possa ancora essere salvata o almeno vendicata. Proprio queste tematiche ci introducono a due nuovi elementi che influenzeranno anche regolisticamente le nostre cronache di Werewolf, vale a dire l'Aglosk e l'Arano. Se l'Aglosk rappresenterà il rischio per il nostro personaggio di cedere alla furia e al fanatismo gettandosi in una guerra cieca e senza riguardo, l'Arano rappresenterà il suo opposto, vale a dire un profondo dolore e rassegnazione che impedirà al personaggio di reagire, portandolo a vedere ogni possibile azione come uno sforzo inutile contro un destino inevitabile. Dei dadi furia sostituiranno i canonici dadi fame, gestendo l'influenza della furia sulle azioni del personaggio. Probabilmente la benedizione e maledizione più importante per i nostri Garù, dato che grazie ad essa potremo attivare le nostre trasformazioni. Prendere la classica forma Crinos, trasformandoci in un gigantesco ibrido uomo-lupo, non sarà più un'azione da prendere a cuor leggero, dato che ci costringerà a continui tiri di furia e a perdere punti di forza di volontà per ogni turno trascorso senza uccidere qualcosa, cosa che ci porterà a rivalutare le più difficili ma più sicure forme intermedie. E questo è tutto per il momento, o almeno finché non avrete tra le vostre zampe il manuale di gioco, sviscerando quei segreti che il tempo non ci consente di approfondire in questa sede. Se questo video ha appagato la furia nel vostro cuore, metteteci un mi piace o scriveteci le vostre impressioni, saremo lieti di rispondere al vostro ululato. Tutti i Garù sopravvissuti sono ben accetti tra i nostri iscritti, cliccate sulla campanellina degli avvisi per restare sempre aggiornati sulla rivelazione di nuovi segreti di questo mondo di tenebra.